Georgette Pulizzi e Davide Tris sono tra i grandi protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island. La coppia si è subito fatta segnalare per l'esuberanza di lei, già nominata dagli spettatori come la nuova Aurora Betty, che fece soffrire Gianmarco Valenza, costretto ad abbandonare il programma da solo. L'indossatrice stilista sta flirtando con Claudio nel villaggio delle fidanzate ed i primi video che Filippo Besciglia ha mostrato a Davide nel falò non sono piaciuti al ragazzo. Le riprese di Temptation Island 3 dovrebbero essere iniziate più di 3 settimane fa, ma non è possibile stabilire se questa foto sia stata scattata prima o dopo le riprese. Stando ad alcune indiscrezioni però, la coppia dovrebbe lasciare il villaggio ancora insieme dato che Georgette sta solo mettendo alla prova il suo amore per Davide. Georgette Pulizzi replica a chi l'attacca. Ho messo alla prova i miei sentimenti, non accetto parole come Troa. Dopo la messa in onda della prima puntata di Temptation Island 3, tantissimi internauti si sono riversati sui profili social di Georgette Polizzi, accusandola di aver mancato di rispetto al fidanzato Davide Tris, dimostrandosi sin da subito un interesse per l'eclatante single Claudio D'Angelo. In queste ore, la giovane ha replicato. A Temptation si va per mettere alla prova i propri sentimenti, per avere la certezza di essi. Occorre arrivare al limite per capire se si ama veramente, ma forse chi usa termini come cagna o molto peggio, sono le persone che nella vita non sanno mettersi alla prova e non sanno analizzarsi, ma preferiscono vivere senza porsi nessun quesito. E ho partecipato a un programma e quindi accetto critiche positive e non, ma non accetto parole come Troia e molto altro, perché non le trovo costruttive ma ignoranti. Non amo relazionarmi con chi usa le parolacce per giudicare. Gli ascolti di Temptation Island 3. Temptation Island 3 parte basso rispetto alla scorsa edizione, non vince in termini di spettatori perché superato da Piedone su Rai 1 ma risulta il programma con la maggiore concentrazione di share. Il 14,53%. Sono stati in 2.786.000 spettatori a dare fiducia alla nuova edizione del format, evidenziando una leggera flessione rispetto allo scorso anno quando la prima puntata fece registrare 3,3 milioni di telespettatori. È ancora presto per esprimere giudizi, ma il format dovrà recuperare presto terreno se non vorrà essere etichettato come flop estivo. Chi se ne frega.